Quella che si è appena conclusa a Scheggino in Valnerina è stata una edizione da record per il Diamante Nero. Mai così tanta gente come nel fine settimana appena trascorso, soprattutto nella giornata di domenica, dove i visitatori hanno assistito alla realizzazione della frittata e del risotto al tartufo da Guinness dei primati. Un evento spettacolare che ha visto due squadre di cuochi e volontari al lavoro lungo le rive del fiume Nera. Il team guidato dallo chef Fabio Ferretti, che nella consueta enorme padella ha cotto 2600 uova con 70 kg di tartufo, e quello della risotteria Melotti, che in un paiolo da Guinness dei primati ha realizzato un superbo maxi risotto con 60 kg di riso, 30 di tartufo e 15 di grana padano. Ma sentiamo il sindaco di Scheggino, Paola Gabiti. Benissimo, questo mi riempie di gioia dopo le tante fatiche, e questa, voglio dire, la soddisfazione e la fatica viene ripagata nel vedere veramente tantissima gente. Devo dire che tutti gli anni, oramai è una manifestazione ovviamente consolidata, quella del Diamante Nero, ma quest'anno in particolar modo credo che abbiamo avuto veramente moltissime presenze. Quindi mi fa molto piacere. Io devo dire che soprattutto un piccolo comune come Scheggino, queste iniziative hanno un'ottima riuscita quando c'è la collaborazione. La collaborazione che abbiamo avuto quest'anno, con, grazie al sostegno anche del GAL, Valle Umbria e Sibillini, ma anche con Eptacommercio e con la Proloco locale e con tutti i volontari. Quindi credo che quando c'è una collaborazione, una fattiva e sinergica collaborazione, tutto riesce al meglio. Migliaia le persone che hanno prima osservato con curiosità le fasi della preparazione e poi degustato frittata e risotto al tartufo. Noi abbiamo intervistato il presidente di Epta Confcommercio, Aldo Amoni. Presidente, mi pare stia andando benissimo, 2,3 km di parcheggio fuori città. 2-3 km di parcheggio, ma veramente la gente è tanta e noi siamo soddisfatti, il sindaco è soddisfatto e siamo veramente contenti di aver aperto questa collaborazione, questa sinergia che ci ha chiesto il sindaco Paola Gabiti a darle manforte con la società EPTA. È ben riuscita, portiamo anche il sole, noi dell'EPTA portiamo anche il sole, ci abbiamo avuto due o tre giornate di sole, questo è il clou. Ma quello che devo dire, con anche un po' di vergogna, dico che sto a Foligno, non avevo capito che questo era un borgo bellissimo, veramente una cosa straordinaria. Ieri me ne sono goduto, mi sono messo seduto lì dove abbiamo fatto le degustazioni, sono stato mezz'ora a guardare su questa montagna, una cosa meravigliosa, grande Scheggino, grande il sindaco, siamo qui anche per il prossimo anno, grazie. Ma il Diamante Nero 2018 ha visto numerose altre iniziative durante le due giornate, con la presenza di tantissimi ospiti, a partire dall'ambasciatore d'Armenia in Italia, Victoria Baghdasaryan, tra cui diversi personaggi televisivi come Serena Autieri, Giancarlo Magalli, Elisa Dospina e le giornaliste Rosanna Lambertucci, Susanna Petroni, Chiara Del Gaudio e Vira Carboni, oltre ovviamente alla madrina di questa edizione, Miss Italia Alice Rachele Arlang. Beh, allora, io sono rimasta innanzitutto affascinata dalla presenza e dall'unione di tutte queste persone attorno ad una manifestazione del paese, perché anche da me vengono fatte delle sagre, però non hanno questa importanza, questo prestigio e soprattutto questa grande raccolta di persone. Quindi prima di tutto mi ha stupito questo. Poi io sto aspettando di assaggiare la frittata, non vedo l'ora, però ancora non me l'hanno fatta assaggiare. Ma devo dire che è stata una giornata veramente particolare, ma molto molto bella. Mi è piaciuto un sacco il Scheggino e mi è piaciuto anche tantissimo incontrare tante persone, magari alcune già viste, altre conosciute oggi, e vedere così tante persone in una manifestazione così.